due vittorie in due partite per la Spal, due successi e un pareggio per il Milan, entrambe imbattute, entrambe desiderose di continuare la propria marcia. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Fabbri di Ferrara per Spal Milan, quarta giornata del campionato Under 18. Vedete già in grafica la formazione dei padroni di casa, 4-2-3-1, ben 5 volti nuovi rispetto all'ultimo weekend. Martelli in porta, Svoboda e Santella in difesa, Longoni e Gotti nel reparto offensivo. Risponde il Milan con lo stesso schieramento e tre novità rispetto alla vittoria sul Cagliari: Zanon tra i pali, Rana e Tavernaro nel trio dietro l'unica punta. Tavernaro scippa il pallone a centrocampo, poi se ne va con una gran giocata, allarga per Narudny che cerca di chiudere l'1-2, non ci riesce, ma il pallone è buono per Chiesurin che calcia e trova un super gol Chiesurin per l'1-0 Milan. Rossi, palla al piede, Longoni ci mette la punta, ma il possesso è ancora del Milan. Parte il cross in mezzo, Tavernaro di testa, un bacio al palo e palla in rete, stacco imperioso di Tavernaro che schiaccia il pallone e fa 2-0. Marcolini batte velocemente la punizione per Gotti, che serve la sovrapposizione, palla all'indietro, Deme la gira e Ghibaudo si sostituisce a Zanon. Area molto affollata, Gotti dalla bandierina, parte la traiettoria in mezzo per Deme, stavolta non c'è nessuno a negargli la gioia del gol, accorcia le distanze la Spal 2-1. Fraraccio prova a sgasare palla al piede, a rompere le linee del Milan, duetta con Angeletti e apre per Pisasale, può andare all'uno contro uno, preferisce accentrarsi, in bucata geniale per Franzoni, Zanon che risposta, Zuccherato alla sua sinistra, Santella che lascia a Pisasale, cross sul secondo palo per Deme e Zanon è ancora miracoloso. Superato il quinto minuto di recupero, vediamo se la Spalla riesce a buttare un ultimo pallone in area di rigore. No, l'arbitro dice che non c'è più tempo. Il Milan supera la Spalla per 2-1.